Oggi siamo a Callusco d'Adda, presso lo studio del dottor Swan, che ha gestito i suoi primi due casi con il sistema di chirurgia dinamica Navinet. Il primo utilizzando un protocollo di fabbricazione di uno stent radiologico Navistent e il secondo utilizzando il protocollo di lavoro Trace and Place. Quali sono le sue impressioni, dottore? Ma come sempre quando si utilizza una tecnica sconosciuta fino a ieri pomeriggio c'è qualche momento di brivido, perché bisogna apprendere come funziona il sistema. La mia prima impressione è che a livello di software abbiamo un bellissimo prodotto, molto intuitivo, facile da gestire. La prima chirurgia gestita con lo stent ha il grande vantaggio che ci sono dei reperi fissi in bocca praticamente tramite uno stent che si fabbrica su denti o punti presenti in bocca, e questo dà una grande precisione nella chirurgia, che ho visto anche confermato aprendo il lembo a impianto già inserito. La seconda metodica, che è Trace and Place, ha un altro grande vantaggio, che non ci sono ingombri, quindi c'è una visione libera sul campo operatorio, e uno, come io ho fatto oggi nella mia prima esperienza con questo sistema, ha la possibilità di fare delle piccole modifiche seguendo le proprie idee. Un'altra cosa che abbiamo verificato è che facendo un attacco di controllo c'è la possibilità con questo software di fare una sovrapposizione, quindi di fare una verifica della qualità della chirurgia rispetto al progetto pianificato in software prima di iniziare. Quindi qual è il suo giudizio d'insieme sul sistema? Credo che ci vuole una mano esperta, non credo che sia una sistematica per principianti. Credo che con il grande vantaggio di poter gestire completamente in studio tutte le procedure, il futuro sicuramente sta nella guidata dinamica piuttosto che la statica con delle guide. Bisogna dedicare un po' di tempo ad apprendere di lavorare in modo nuovo, per esempio guardando lo schermo piuttosto che il campo operatorio con visione diretta, quindi bisogna investire un po' di energia per imparare a gestirlo bene. Credo che sia una promessa per il futuro. Dottore, grazie e buon lavoro. Grazie a me.